10 piccoli indiani di Agatha Christie. Ecco, noi abbiamo già fatto parecchie dirette su Agatha Christie, il Natale di Poirot, c'è un cadavere in biblioteca, l'assassino sull'Orient Express. E stasera appunto facciamo questo che è un altro classico, importantissimo classico della storia della letteratura. Ci facciamo aiutare dagli alunni di un istituto comprensivo di Grosseto. Ecco, gli alunni degli istituti comprensivi, quando vogliono, fanno delle cose bellissime, come questo PowerPoint, dal quale io ho attinto, per esempio, queste illustrazioni, che ci presentano proprio il libro, 10 piccoli indiani, che è stato scritto e pubblicato in inglese da Agatha Christie nel 1939, 6 anni dopo il primo film, il primo di una lunga serie di film, perché sono stati tanti i film. Ecco, originariamente il titolo inglese era And Then There Were None, e poi non ci fu nessuno. Comunque, anche il titolo italiano prende sempre da questa filastrocca, che adesso fra poco vi canterò. Ecco il motivo per cui ho la chitarra, perché, come tutti sanno, quelli che insomma mi conoscono da anni, la mia prima passione, il mio primo amore non si scorda mai, è la musica. Poi vengono tutti gli altri. Questo libro è piaciuto talmente che ci hanno fatto davvero molti, molti film. Ad esempio, un altro dopo il 45, 20 anni dopo, nel 65, con la regia di George Pollock. E poi tantissimi altri, eh. Ecco, dicevamo che volevamo iniziare proprio l'incontro con la poesia, la filastrocca, la canzoncina di cui si parla all'interno di questo romanzo. La storia è molto semplice. Ci sono 8 invitati in una casa che si trova in un'isola un po' sperduta del sud, a sud dell'Inghilterra, un'isola molto piccola, con la forma nigger, ecco, un po' come dire, un termine che oggi come oggi è politicamente scorretto, la forma di un nero, ecco, traduciamolo così, no? Quindi invitati tutti dai loro amici, anche addirittura, per esempio, alcuni proprio come assoldati o nominati per essere assunti, ecco, da un certo Owen, si trovano su quest'isola, non si conoscono fra di loro. Questo padrone di questa, quello che li ha invitati a trascorrere questo weekend su quest'isola, il signor Owen e sua moglie non sono presenti. Ci sono solamente 2 domestici, i coniugi Thomas ed Ethel Rogers, che però non hanno neanche loro conosciuto i proprietari della villa. Quando arrivano e prendono possesso delle loro camere all'interno di questa villa, che è l'unica abitazione di questa piccola isola, vedono che è appesa sul muro di ciascuna stanza una filastrocca che recita la storia di 10 piccoli indiani, i quali l'uno dopo l'altro muoiono in modi differenti. Sul centro tavola della sala da pranzo, inoltre, si trovano le statuine corrispondenti ai 10 negretti, o indiani meglio, della filastrocca. Andiamo avanti con la storia dei 10 piccoli indiani. Come sempre, noi facciamo appunto dei riassunti, delle schede libro, delle relazioni di narrativa e non delle recensioni. Che cosa si può dire di questo romanzo? Beh, si può dire che è un romanzo molto molto particolare, molto amato dai lettori, tant'è vero che è il giallo più venduto in tutto il mondo, con 110 milioni di copie. In Italia fu tradotto e pubblicato nell'agosto del 1946, con il titolo E poi non rimase nessuno, traduzione del titolo inglese, e poi invece nelle edizioni successive con il titolo che ha avuto più fortuna in Italia, almeno in Italia, di 10 piccoli indiani. Dovete sapere una cosa, che in realtà c'è una filastrocca sui 10 piccoli indiani che non ha nulla a che vedere con il libro di Agatha Christie. Probabilmente questa filastrocca era precedente rispetto al libro di Agatha Christie, cioè insomma lei fu ispirata da una filastrocca già esistente, ma la, come dire, la convertì, la fece diventare
una filastrocca thriller, chiamiamola così, no? Perché su questa filastrocca si basa tutta quanta la storia e la suspense di questo romanzo. Prima di addentrarci, dicevamo, nel riassunto di questo romanzo, ci piacerebbe tantissimo cercare di capire quali sono le caratteristiche più interessanti di questo romanzo di circa 200 pagine che si legge tutto d'un fiato perché è veramente molto molto coinvolgente. Beh, la prima caratteristica che salta all'occhio è che è un giallo senza investigatore. È una storia a sé stante che non si lega con nessun'altra delle storie e anche dei romanzi polizieschi di Agatha Christie. Non c'è né l'investigatrice, insomma, l'anziana Miss Marple, e neppure Hercule Poirot. Non c'è, in buona sostanza, un investigatore, tranne alla fine del romanzo, quando giungono in quest'isola, diciamo, gli investigatori di Scotland Yard. Ma non sono senz'altro protagonisti questi investigatori, assolutamente no. Un'altra cosa molto importante, che credo sia un messaggio che trasmette questo libro, è che tutti quanti, soprattutto poi quelli che appaiono rispettabili, quindi persone al di sopra di ogni sospetta, no, sospetto, scusate, nascondono qualcosa, alcuni proprio qualcosa di terribile, di tremendo del loro passato. E spesso, pur essendo colpevoli di delitti piuttosto gravi, non dovranno mai andare incontro alla giustizia, perché sono riusciti a svicolare la giustizia. Questo comunque potrebbe essere un argomento, un contenuto che si può estendere anche alla nostra società, nella quale spesso le persone che magari scontano le pene delle loro colpe sono dei disgraziati, magari anche dei delinquenti, senz'altro, però un po' costretti dalle circostanze, mentre invece quelli che si arricchiscono alle spalle degli altri, o quelli che fanno, come dire, mettono nella gerarchia dei valori la vita degli altri all'ultimo piano. Pensate per esempio a determinati imprenditori senza scrupoli che non hanno alcun interesse alla salute o alla sicurezza dei loro dipendenti o delle persone che vivono vicino alla propria attività, alla propria industria, ebbene questi sono sempre impuniti, o quasi sempre. Ecco, la suspense aumenta di pagina in pagina in questo giallo di Agatha Christie. All'inizio, tra l'altro, proprio questa filastrocca si presenta a noi come qualcosa quasi quasi addirittura di piacevole, di divertente, un gioco, ecco. Mano a mano che proseguono le pagine si capisce che non è un gioco per niente, che non è qualcosa, che ne so, di simbolico. Questa filastrocca ha un impatto sulla realtà e sulla vita di queste persone raccolte in quest'isola, che perdono la vita appunto l'una dopo l'altra. Aumenta la suspense. E soprattutto c'è il mistero di chi li ha fatti venire lì. Cioè tutti quanti sono stati invitati da un misterioso signor Owen. Il signor Owen non c'è. A un certo punto però loro arrivano alla convinzione che ci sia magari nascosto in quell'isola. Però l'isola è talmente piccola che pare non offrire spazio ad un nascondiglio. Eppure basterebbe riflettere sul nome di chi li ha invitati, di chi li ha ospitati in quell'isola, per intuire chi c'è dietro questo Owen. Infatti, lui si presenta, come spesso accade, no? Gli inglesi non si firmano il più delle volte con il loro nome per esteso. Il nome viene presentato solo nelle iniziali. E quindi tutte le volte che lui, Owen, invita delle persone in quest'isola, si firma in questo modo. U-U-N-N-Owen. Ecco,
Ecco, queste parole legate insieme col cognome, che invece è per esteso Owen, suonano molto, in maniera molto simile alla parola inglese unknown. E quindi magari ci si poteva arrivare, no? Che era un gioco anche quello, cioè che insomma non c'era nessuno dietro quel nome di Owen, perché dietro quel nome c'è uno scherzo. Uno sconosciuto. E insomma, proseguendo nella lettura, piano piano forse arriviamo a intuire perché sconosciuto. Questi otto personaggi sono accompagnati sull'isola da un barcaiolo, un certo Fred Narracott, che li porta lì per i fine settimana e poi ritorna, come fa sempre, perché è l'unica, diciamo, imbarcazione che fa la spola tra quest'isola e il continente, no scusate, tra quest'isola e la Gran Bretagna, è appunto lui, ma non tutti i giorni, solo in determinati giorni della settimana. Per esempio, una volta che li ha lasciati lì, magari che non so, il venerdì, sarebbe ritornato su quell'isola solo ed esclusivamente il lunedì. Quindi non potevano fare affidamento sulla barca per poter scappare da quell'isola. Questi personaggi arrivano lì la sera, dicevamo probabilmente del venerdì, quindi come vedete c'è anche un arco di tempo piuttosto ristretto di 2 o 3 giorni in cui sono concentrate tutte le vicende di queste 200 pagine del romanzo. Dicevamo c'è una cena che può servire anche per conoscersi, cioè effettivamente i nostri invitati si conoscono fra di loro. Ma è subito una cena caratterizzata da qualcosa di inquietante. A parte la filastrocca che abbiamo cantato e che anche gli invitati, insomma, cantano e suonano insieme perché magari non intuiscono così il valore così drammatico, a parte questo, a un certo punto viene messo un disco sul grammofono ed è appunto il maggiordomo, il cameriere, chiamiamolo così, che ha avuto questo ordine, insomma, questo incarico meglio da parte di Owen, cioè di far ascoltare questo disco dal grammofono. Tra l'altro si trattava di un disco chiuso, sigillato, avrebbe dovuto aprirlo alle 9 di sera e farlo ascoltare a tutti gli invitati. E tutti gli invitati ascoltano questo disco. Ecco, noterete che sulla tavola si trovano proprio 10 statuine, di le vedete in questa versione di un'altra serie televisiva, ce ne sono state innumerevoli, ecco, sui 10 piccoli indiani, una delle più recenti, no, della BBC del 2016. Noterete che appunto come centro tavola, no, ci sono questi 10 piccoli indiani che un po' appunto riecheggiano quella filastrocca che abbiamo ascoltato all'inizio. Ebbene, parte il disco e il disco incomincia però a dare dei dettagli inquietanti su ciascuno degli invitati. Ecco, questa invece è la stessa, più o meno la stessa identica scena, però come si presenta nel film del 1945. Ecco, ogni tanto nel corso della storia accade che alcune delle statuette incomincino o a rompersi o a cadere o a sparire, per cui delle 10 iniziali, man mano se ne perdono sempre una per volta, fino ad arrivare ad essercene solamente una e poi anche nessuna. Ma non anticipiamo troppo. Allora, il disco parla innanzitutto di quello che ha combinato il generale John Gordon MacArthur, vedovo. Sicuramente un veterano della Prima Guerra Mondiale, una persona quindi di grande autorevolezza e di grande autorità, che però si era allontanato dagli ex colleghi dell'esercito a causa delle voci su una sua vendetta consumata nei confronti di un tenente, il giovane ufficiale Arthur Richmond, amante di sua moglie, che avrebbe mandato a morire in una missione inutile. È il disco, il grammofono, incolpa il generale della morte di questo tenente. Dopodiché il disco parla di Emily Brent. Emily Brent è un'anziana signora puritana, bigotta, dal comportamento rigido, severo,
Anche questo comunque rientra totalmente, diciamo, nella società perbenista dell'epoca, per cui di sicuro sembra una persona che non abbia niente da nascondere. Invece viene accusata da quel disco, dal signor Owen, tra virgolette, di aver provocato il suicidio della sua vecchia governante, Beatrice Taylor, da lei licenziata perché incinta, anche se nubile. Poi il disco parla del dottor Edward G. Armstrong. Si tratta di un medico chirurgo di una certa fama, quindi tutte persone di un certo peso, ecco, di una certa rilevanza all'interno della società, chiamato sull'isola da Owen, il proprietario, tra virgolette, della casa, per seguire la salute della moglie, così almeno recitava questo invito, no? Viene accusato dal disco di aver provocato la morte di Louisa Mary Cleese, una ricca signorotta, sbagliando una semplice operazione di peritonite perché ubriaco. Effettivamente il dottor Edward G. Armstrong, anche in quei pochi giorni su quest'isola, la Nigger Island, l'isola del nero, effettivamente spesso si dà all'alcol, però non risulta giustificabile che un chirurgo di fama, ecco, operi sotto l'influsso dell'alcol e quindi anche causando la morte delle persone. Poi abbiamo Anthony James Marston, avvenente, giovane, scapestrato rampollo di una ricca famiglia inglese, con un'irrefrenabile passione per le automobili e l'alta velocità. In passato questa sua passione per l'alta velocità l'ha messo nei guai più e più volte. È infatti accusato di aver ucciso due fratellini, John e Lucy Combs, che ha investito con la propria auto. Poi abbiamo Vera Claythorne, una giovane insegnante di ginnastica, che ha dovuto rinunciare al suo lavoro di governante dopo la morte del bambino da lei accudito, e il disco l'accusa proprio di non aver sorvegliato questo bambino che doveva accudire in qualità di babysitter. L'ha messo più volte nei guai. Questo bambino, dicevamo, no? Il bambino si chiamava Cyril Hamilton. Per questo evento è stata coinvolta in un'inchiesta, da cui è uscita comunque innocente. È invitata sull'isola da una Nancy Owen, appunto dal nostro Owen, che però potrebbe essere anche una signora Owen, no? Apparentemente per svolgere mansioni di segretaria. Lei aveva bisogno di lavorare, qualcuno le ha offerto un posto di lavoro e lei subito aveva accettato questo invito a venire in quest'isola. Poi abbiamo Lawrence John Wargrave. Si tratta di un giudice in pensione, sospettato di aver ingiustamente condannato a morte Edward Seaton, invitato apparentemente sull'isola da un suo conoscente, da un suo amico o da una sua amica, una certa Constance Cummington. Un giudice, quindi, come vedete, tutte persone rispettabili, o comunque anche questo giovane di cui abbiamo parlato prima, comunque uno piuttosto ricco, no? Poi abbiamo Philip Lombard, ex capitano, esploratore, da un passato piuttosto turbolento, è in crisi finanziaria. Magari anche per questo si è convinto a venire lì. Non ha nulla da perdere, no? Su quest'isola. Accusato di aver lasciato morire di fame 21 indigeni di una tribù africana. Giunto sull'isola allo scopo di aiutare il proprietario della casa, magari appunto per recuperare un po' di soldi, un po' di denaro. Philip Lombard è uno dei personaggi più estroversi all'interno di questa compagnia di gente chiamata lì su quest'isola. Poi abbiamo William Henry Blore, un rozzo ex agente di polizia che adesso è diventato un investigatore privato. Perdonate, c'è stato un attimo di mancanza di connessione.
è stato invitato sull'isola da Owen per proteggere i gioielli della signora Owen, quindi per un incarico in qualità appunto di investigatore privato. È accusato di aver fatto condannare all'ergastolo James Stephen Landor, poi morto in carcere, con la sua falsa testimonianza, solo per avere una promozione al lavoro, aveva fatto morire, insomma, in carcere questo tale James Stephen Landor. Infine abbiamo gli ultimi due, che erano già però sull'isola, c'erano arrivati prima, diciamo assunti da Owen in qualità di maggiordomo e di cuoca, ecco. Quindi sono i serventi, chiamiamoli così, no? Del signor Owen, anche se non hanno mai visto il signor Owen di faccia. Ecco, lei, tra l'altro, è una persona molto emotiva, quando sente questo disco che la accusa, per esempio, sviene. Sono eredi di una parte della fortuna di una danarosa, vecchia e malaticcia signora per la quale hanno lavorato per parecchi anni, una certa Jennifer Brady. E secondo l'accusa, sarebbero rei dell'omicidio di questa Jennifer Brady. Quindi l'hanno uccisa proprio anche per poi poter ottenere parte di questa eredità. Dopo aver ascoltato questo disco, sono tutti turbati, a dire la verità. Però cercano un po' di rincuorarsi, di far gruppo, fra di loro. Proprio però mentre stanno finendo di mangiare e di bere insieme, uno di loro, Anthony Marston, cioè vi ricordate quello lì che aveva ammazzato probabilmente due giovani andando in macchina, travolgendoli in un incidente, viene trovato ucciso. Infatti beve un bicchiere di whisky, whisky qua è scritto un po' male da questi alunni di questo istituto comprensivo, e cade a terra senza vita. La cosa però che preoccupa di più gli invitati è che sembra proprio realizzarsi la prima strofa di quella filastrocca. Sono andato a recuperarla. Infatti, questa prima strofa, perdonatemi, recitava proprio più o meno così. 10 little Indian boys went out to dine. 10 piccoli indiani uscirono per cenare. One choked his little self, cioè uno soffocò. Ecco, ovviamente quindi è quello che succede proprio a questo tale Marston, che muore avvelenato probabilmente. Il dottor Armstrong annusa il bicchiere e annuncia infatti che il signor Marston è stato avvelenato con del cianuro. Ricordatevi infatti che nella compagnia c'è un dottore, ricordate quel chirurgo che un po' ubriaco aveva fatto morire una persona sotto i ferri nella sala operatoria. Ha un ruolo però spesso proprio anche per, come dire, per comprendere come mai incomincia a morire della gente, incomincia a morire Marston, tanto per incominciare. E poi si va a letto e poi che cosa succede? Succede che muore anche la signora Rogers. C'è la cuoca, cioè la moglie del signor Rogers, quindi del maggiordomo che aveva accolto in quella villa, aveva accolto tutti gli invitati. La signora Rogers viene trovata morta nel suo letto e infatti la filastrocca nella seconda strofa dice 9 little Indian boys sat up very late, cioè si sono alzati molto tardi, one overslept himself. Uno però, in questo caso sarebbe una, ha dormito fin troppo invece. Ed è il caso proprio della nostra signora Rogers che viene trovata morta nel suo letto. Ancora una volta il dottor Armstrong deve annunciare al marito, al signor Rogers e a tutti gli altri la morte di questa donna piuttosto misteriosa. Insomma, incominciano tutti quanti a sospettare che Marston e la signora Rogers possano essere stati uccisi. Infatti, le due morti sono avvenute proprio esattamente in una modalità già anticipata in quella filastrocca.
cioè, non, fin quando si è trattato di una morte solo, magari non so, può essersi, non so, anche per questioni sue, o fisiche, non aver retto, non so, il whisky, eccetera, no? Come poteva essere accaduto al signor Marston, ma due persone morte così, una dopo l'altra, di sicuro lanciano il sospetto che ci sia qualcosa e qualcuno dietro. E così, infatti, sul centro tavola, le statuette che rimangono sono solamente otto, non ci sono più le due che rappresenterebbero i due che già sono morti. Si decide pertanto all'unanimità di tornare sulla terraferma, ma purtroppo, come stavo spiegando prima, sull'isola non ci sono imbarcazioni. Il barcaiolo che li ha accompagnati e che porta la posta e le provviste non si presenta quel mattino, il sabato, la domenica, no? Si presenterà solamente il lunedì. Armstrong, Lombard e Blore ispezionano la casa e dintorni allo scopo di scovare un eventuale assassino nascosto, ma non trovano nessuno perché, come stavamo spiegando, non ci sono grotte in quest'isola, non ci si può nascondere da nessuna parte. Comunque, incominciano a ipotizzare che sia questo signor Owen l'assassino. Il problema però è trovarlo e non riescono a trovarlo, questo benedetto signor Owen. Tornati in casa per pranzare, notano che manca all'appello il signor MacArthur. Invece di essere a pranzo in otto, sono al pranzo in sette. Vi ricordate quel generale dell'esercito in pensione che aveva fatto morire un giovane tenente perché probabilmente aveva avuto un rapporto con sua moglie? Il dottor Armstrong quindi va a cercarlo. Poco dopo rientra annunciando che anche lui, anche il generale, in seguito a un infarto. No, scusate. Ho sbagliato. In seguito ad un colpo che ha ricevuto, non meglio precisato, con un oggetto contundente, è morto. A questo punto la filastrocca cosa dice nella terza strofa? Dice 8 little Indian boys traveling in Devon. Quindi 8 piccoli indiani in viaggio nel Devon. One said it'd stay right there. Uno ha detto che sarebbe rimasto lì e quindi ne rimasero sette. Ci rimane secco, insomma, il nostro generale Armstrong. E manca ancora un'altra statuetta. Quando ritornano nei pressi del tavolo, vedono che di statuette adesso ce ne sono sette, non ce ne sono più otto, come in precedenza. Mentre stanno trasportando il cadavere del generale, in casa scoppia una violenta tempesta che d'ora in poi renderà impossibile qualsiasi tipo di comunicazione con la terraferma. A questo punto, quindi, inizia un'indagine interna. La tensione cresce tra gli ospiti. E così la scrittrice, cioè intendo dire la narratrice di questo racconto, incomincia a farci conoscere i pensieri sempre più, come dire, turbati di ciascuno di questi invitati. E tutti sono effettivamente responsabili delle morti loro attribuite. La cosa che li sconvolge è che quel disco diceva la verità e tutti, riflettendo su quello che hanno fatto nella vita, si rendono conto che hanno qualcosa sulla coscienza, che hanno cercato in tutti i modi di nascondere, ma che adesso salta fuori in maniera davvero drammatica. La mattina seguente il signor Rogers, ah sì, che tra l'altro poi nel film ci sono come dire, delle versioni anche della storia leggermente diverse. Nel film si cerca di fare un'indagine su quale potrebbe essere magari l'assassino, e se magari non fosse Owen, ma fosse uno di loro. Loro chi credono che possa essere l'assassino, e molti pensano che possa essere proprio il maggiordomo, il signor Rogers, che viene anche, diciamo, abbandonato e lasciato nella legnaia, per esempio, nel film. Sta di fatto comunque che la mattina seguente questo signor Rogers viene trovato mo morto in seguito a un colpo di accetta in testa mentre stava spaccando la legna per il fuoco. Cosa dice la filastrocca? Dice 7 little Indian boys chopping up sticks.
tagliano dei bastoncini, sette piccoli indiani. And one chopped himself in halves. Uno si è tagliato a metà. È il caso, appunto, come dire, è un'allusione a questo colpo di accetta che toglie la vita a signor Rogers. Ma tutti si rendono conto che deve essere stato qualcun altro, ovviamente, che gliel'ha inferto questo colpo di accetta. Viene sospettata Emily Brent, perché è l'unica che quel mattino era uscita mentre gli altri dormivano. Ma lo stesso giorno anche lei, la signorina Emily Brent, viene trovata morta in poltrona in seguito ad una puntura, un'iniezione. E cosa dice a questo punto la filastrocca? La filastrocca dice: Six little Indian boys playing with the hive. Giocano questi sei piccoli indiani con un alveare. E Bumblebee stung one. Un calabrone però ne punse uno di questi piccoli indiani. E così abbiamo questa iniezione che punge la signora Emily Brent, che muore per questa iniezione evidentemente di un veleno letale. Intanto c'è un'ape che evidentemente l'assassino fa svolazzare nei pressi della camera della signora Emily Brent. Sì, è un'iniezione di cianuro di potassio, infatti. La siringa è del dottor Armstrong. A questo punto i sospetti ricadono su di lui, ma il dottor Armstrong dice: me l'hanno rubata la siringa. Si decide quindi che tutti radunino i medicinali e le armi in loro possesso e li chiudano a chiave in una cassetta, per evitare che ci siano gli strumenti perché l'assassino possa ammazzare altri di loro. Lombard a questo punto dice di aver portato con sé una rivoltella che però non viene trovata, e se la prendono con lui perché non gliel'hanno detto prima, perché Lombard non l'ha detto prima che aveva una pistola. Da quel momento in poi gli ospiti superstiti decidono che bisogna muoversi insieme, solo una persona alla volta potrà lasciare il gruppo. E intendo dire quindi meglio stare insieme, perché se loro sono da soli hanno visto che, in buona sostanza, queste quattro persone che sono mancate anche perché erano ormai, scusate, non quattro, cinque persone. Sì, perché abbiamo visto che è morta per prima la signora Rogers. No, scusate, per primo è morto Marston, Anthony Marston, poi per seconda la signora Rogers, poi è morto per terzo il generale John Gordon MacArthur, poi è morto per quarto Rogers, il marito della signora Rogers, e per quinta adesso Emily Brent. Quindi sono rimasti solamente in cinque. Lo dicono: se stiamo insieme, l'assassino non può sorprenderci come ha fatto con i cinque che sono morti. E quindi cercano in questo modo di evitare che ci sia un'occasione di altre perdite. A un certo punto manca la luce. Dopo la morte di Rogers, nessuno infatti ha più azionato il generatore di corrente. A questo punto quindi vengono usate delle candele. Vera sale in camera sua per riposare. Nell'oscurità si sente toccare il collo da qualcosa che sembra una mano bagnata. Urla invocando aiuto. Arrivano gli altri di corsa, illuminano la stanza. Vedono che si tratta di un'alga pendente da un gancio fissato sul soffitto, ma immediatamente si accorgono anche dell'assenza del giudice Wargrave, quel giudice che aveva sentenziato e condannato, diciamo, un imputato che invece era innocente, così aveva detto il disco. Una volta tornati in salotto, infatti, trovano il giudice seduto in poltrona, con la parrucca da giudice e un foro di proiettile in fronte, forse proprio il foro della rivoltella scomparsa di Lombard che non si trovava più. Diventano sempre più sospettosi l'uno dell'altro. La filastrocca dice: five little Indian boys going in for law, entrano in tribunale, one got in chancery, uno entra in cancelleria. Evidente allusione al lavoro, al ruolo dell'ex giudice in pensione che è morto addirittura con il parrucchino di giudice
in testa. Diventano sempre più sospettosi, sono in quattro ormai solamente. Giunta l'ora di andare a letto, si barricano ognuno nella propria stanza, ma Lombard ritrova improvvisamente l'arma nel cassetto del suo comodino. Durante la notte Bloor sente un rumore di passi, esce dalla sua camera, corre in cima alle scale e vede una persona uscire di casa, quindi va a chiamare gli altri, ma non riceve risposta da Armstrong. Perciò tutti arguiscono che la persona fuggita sia proprio il dottor Armstrong. Bloor, vi ricordate, è quel poliziotto che una volta andato in pensione è diventato un investigatore privato. Bloor e Lombard. Ah, ricorderete infatti che Lombard è l'esploratore, quello che ha fatto uccidere 21 indigeni del posto. Bloor e Lombard dicono quindi a Vera che dovrà aspettare in camera il loro ritorno e aprire la porta solo se entrambi le chiederanno di farlo. Dopo un po' i due bussano nuovamente alla porta di Vera dicendole che non hanno trovato il dottor Armstrong. Il giorno dopo i tre decidono di rimanere sulla spiaggia, il luogo meno esposto al pericolo. Nel senso che un assassino non può così impunemente uccidere uno di loro senza che questo accada alla luce del sole, quindi e anche gli altri possano vederlo. Bloor propone di andare poi in casa a prendere del cibo, ma gli altri due si rifiutano, quindi lui va da solo. Visto che tarda a tornare, Vera e Lombard si dirigono verso la casa per cercarlo e sotto la finestra della camera di lei lo trovano col cranio fracassato da un orologio incastonato in un blocco di marmo a forma di orso, caduto non si sa bene perché dall'alto. A questo punto si attua anche l'altra strofa della filastrocca che diceva: Four little Indian boys going out to sea. A red herring swallowed one. C'è questo della ringa rossa che ne ha inghiottito uno, ma poi c'è anche nella strofa successiva: A big bear hugged one. Un grosso orso ne stritolò uno. E quindi è evidente il riferimento appunto a Bloor che era morto così. Ah sì, perché nel frattempo probabilmente era morto Armstrong. Infatti, tornati sulla spiaggia, Vera e Lombard ritrovano tra gli scogli il cadavere di Armstrong. E quindi il discorso dell'essere andati al mare, la ringa rossa, eccetera. Capendo di essere rimasti ormai gli unici due sull'isola, si convincono, l'uno si convince che l'altro sia l'assassino. Ormai sono rimasti solamente in due. Vera insiste per trascinare sulla spiaggia il corpo di Armstrong. Durante questa operazione riesce a sottrarre a Lombard la pistola e lo uccide. Vera è convinta che sia Lombard l'assassino e quindi aspetta il momento giusto per prendere la pistola a Lombard, che tra l'altro probabilmente era un po' innamorato di lei, quindi non avrebbe mai uccisa, anche se anche lui sospettava che fosse lei l'assassina. La prende lei la pistola e uccide Lombard. Ripeto, questa è la versione di Agatha Christie, perché nei film poi le versioni sono anche piuttosto modificate dai registi, o meglio, dagli sceneggiatori. Convinta di aver sconfitto l'assassino, euforica, Vera rientra in casa, butta dalla finestra due delle tre statuette rimaste e stringendo in mano l'unica ancora intatta, si dirige in camera sua. Però, che cosa le succede? Le succede di ricordare la vicenda di Cyril, quel bambino che lei ha fatto morire quando era una babysitter un po' distratta. L'aveva lasciato addirittura annegare perché l'eredità di cui era destinatario andasse a suo zio, chiamato Hugo, l'uomo che amava e con cui, grazie a quel denaro, avrebbe potuto costruire un futuro. Ma il giovane, molto legato al nipotino, pur senza alcuna prova, aveva intuito la verità. Sconvolto l'aveva lasciata, quel tale Hugo. Comunque sta di fatto che adesso tutte queste cose che lei aveva rimosso da tempo si concentrano nella sua testa, le riempiono la testa di un rimorso assolutamente insopportabile, con il quale non può più convivere. Giunta nella stanza, quindi, vede che
Dal gancio a cui era stata appesa l'alga adesso pende un cappio e c'è anche una sedia pronta per essere utilizzata. È il destino dell'ultimo indiano della storiella e nella mente ormai sconvolta di Vera addirittura le pare di vedere Hugo, questo uomo con cui lei voleva vivere una nuova vita che invece poi l'ha lasciata, perché aveva capito, forse l'unico che aveva capito, che lei aveva fatto morire il piccolo Cyril. È lì ad accertarsi che lei compia il gesto dovuto per l'omicidio commesso, così lasciando cadere anche l'ultima statuetta che si frantuma in mille pezzi, la giovane Vera si impiccia. Nell'epilogo i detective Maine e Sir Thomas discutono il mistero delle morti avvenute a Nigger Island, nel momento in cui si arriva su quest'isola e si scopre che ci sono praticamente 10 cadaveri. Vengono formulate diverse ipotesi, in apparenza però nessuna può spiegare il mistero. I primi 6 decessi, nel loro ordine, sono testimoniati anche dai diari di Vera Clayton e di Emily Brent e dal taccuino di Blore, ritrovati nelle rispettive camere. Sconvolti, infatti, questi tre avevano scritto quello che stava avvenendo su quell'isola. L'orologio, quello con la forma di orso che ha ucciso Blore, non può che essere stato fatto cadere da un'altra persona. Perciò gli unici che possono aver ucciso gli altri e poi essersi suicidati sono Armstrong, Lombard e Vera. Ma per ognuno dei tre c'è una circostanza che rende di fatto impossibile la loro colpevolezza. Vera non può aver ucciso tutti e successivamente essersi impiccata, poiché la sedia che ha utilizzato è stata trovata accostata al muro e non l'aveva messa lei. Lombard non può aver ucciso tutti e può essersi sparato, perché la pistola non è stata trovata vicino al suo cadavere. Armstrong non può aver ucciso tutti e poi essersi lasciato annegare, perché il suo corpo è stato trascinato fuori dall'acqua da qualcuno. La tempesta, infine, esclude che sull'isola fosse presente un'undicesima persona che poi è fuggita. L'enigma resta perciò irrisolto. Bene, a questo punto potremmo anche terminare la nostra diretta sui 10 piccoli indiani senza svelare il mistero. Il mistero è talmente sorprendente che, insomma, se voi volete leggere il libro, vale la pena che adesso ci salutate e ve lo godete da soli questo libro e vi godete anche il finale di questo libro. Se invece volete, dal momento che noi spoileriamo da questo momento in poi, quindi con coscienza e con consapevolezza, però avvertendo prima, allora potete continuare a restare insieme a noi per parlare e riflettere un po' sullo straordinario finale del libro. Siete pronti? Andiamo avanti? Ecco, dicevamo che la polizia arriva sull'isola e trova una lettera all'interno di una bottiglia in mezzo al mare, indirizzata alla polizia dal comandante del peschereccio che l'ha trovata. La lettera è scritta dal giudice Wargrave, ed è una confessione riguardante i fatti avvenuti a a Nigger Island. L'assassino dice di aver scelto le sue vittime tra le persone che, pur avendo commesso un omicidio, erano riuscite a sfuggire alla legge per mancanza di prove e che avrebbero quindi meritato la morte. Insomma, il nostro giudice ha continuato a fare il giudice. È anche diventato un boia, lo si dice, qualcuno l'aveva intuito, già nel corso del romanzo, anche dopo la pensione, dopo essere andato in pensione, mettiamola così, no? E quindi è stato lui ad architettare il tutto, è stato lui a, tra virgolette, fingersi il signor Owen e invitare tutti quanti su quell'isola, è stato lui a commettere gli omicidi. Ma a questo punto qualcuno di voi si chiederà: ma come è possibile questo, dal momento che il giudice è stato, insomma, non dico tra i primi, ma comunque è stato non uno degli ultimi
a morire. E l'avevamo trovato, vi ricordate, col parrucchino da giudice e con una pallottola in mezzo alla fronte. Ebbene, le cose stanno in questi termini. Il giudice aveva convinto Armstrong che loro due non erano gli assassini e che per cercare di individuare qual era l'assassino era necessario inscenare la morte sua, cioè la morte del giudice. E il dottor Armstrong decide di assecondare questo pensiero del giudice. E quindi probabilmente, non so, hanno dipinto la fronte, ecco, del giudice in modo che sembrasse un foro di pallottola quello che loro avevano messo, dipinto sulla fronte del giudice. E quindi poi il giudice cosa aveva fatto? Aveva ucciso lui sulla spiaggia, il dottor Armstrong, che era l'unico che sapeva che lui era ancora vivo, capite? E quindi aveva potuto poi terminare tutta quanta la sua messa in scena. Questo è un po' il finale sconvolgente, veramente, una volta che uno lo legge, diventa veramente, come dire, inaspettato, assolutamente inaspettato. Non ci aspetteremmo questo finale. E quindi Agatha Christie riesce anche a sorprenderci con il finale, talmente così particolare, e lo si può godere solo ed esclusivamente con la lettura, che anche quando hanno fatto le versioni cinematografiche hanno fatto finire la vicenda in un modo diverso. Altri video didattici su a tuttascuola.it.